Era il 24 settembre del 1994. Reginald Green e la moglie Margaret Sherard Young, insieme ai piccoli Nicholas ed Eleanor, erano in Italia, partiti dalla California, dagli Stati Uniti, in un viaggio alla scoperta delle bellezze italiane. Il padre Reginald è un giornalista inglese trasferitosi in America e la madre, Margaret, gestisce un'agenzia di stampa che si occupa di economia e di finanza. La famiglia americana aveva visitato Firenze, Roma, Pompei e poi si era diretta verso la Sicilia. Quel tragico 29 settembre, dopo aver ammirato Paestum, in provincia di Salerno, papà Reginald si mette sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, con destinazione Palermo. La strada è lunga e dopo essersi fermati in un'area di sosta nei pressi di Pizzo Calabro, l'auto riparte intorno alle 22 e Nicholas e la sorellina più piccola, Eleanor, si addormentano sui sedili posteriori. Qualche decina di chilometri più avanti, la Y10 viene seguita da una Fiat Uno con a bordo due malviventi con i passamontagna. L'auto dei Green viene accidentalmente scambiata per quella di un gioielliere. I ladri tentano prima di speronarla, poi aprono il fuoco. Un colpo di pistola frantuma il vetro posteriore, colpendo Nicholas alla testa. Reginald Green non demorde e accelera, seminando la Fiat Uno, e poi chiede aiuto ad alcuni automobilisti per raggiungere l'ospedale più vicino. Il bambino viene portato a Polistena, dove i medici constatano la gravità della situazione e ne stabiliscono l'immediato trasferimento al Policlinico di Messina. Nicholas è in coma profondo, perché la pallottola che gli ha attraversato il cervello si è frantumata provocandone la morte cerebrale. A mezzogiorno del 1 ottobre 1994 i medici comunicano ai genitori che Nicholas è clinicamente morto. Allora Reginald e Margaret decidono di donare gli organi del piccolo affinché il loro bambino, in un certo senso, possa continuare a vivere. Ne beneficeranno 7 italiani, di cui 4 adolescenti e un adulto, mentre altre 2 persone riacquisteranno la vista grazie al trapianto delle cornee. Grazie Nicholas, mi hai salvato la vita. Sei veramente un angelo. E come te tanti altri dovrebbero farlo, anche perché una volta che finisce la vita puoi sempre cominciarne tante altre. Domenica Galletta, 24 anni, siciliana di Messina, una delle 2 corne del piccolo Nicholas è toccata a lei. Se lei oggi potesse scrivere una lettera ai genitori di Nicholas, che cosa gli direbbe? Innanzitutto ringraziarli per il gesto che hanno avuto nei nostri confronti. Senza di loro non c'era nessuna speranza. Senza il loro gesto non avremmo avuto la possibilità di riacquistare la vista. Infatti. Lei a un certo punto ha sentito di non farcela più, è stata molto male, soprattutto nelle ultime settimane. Sì, infatti, sì. Nel giro di 3 settimane proprio non ce la facevo più. Adesso ha ricevuto un fegato nuovo, come si sente? Benissimo. Un'altra vita. Sicuramente un'altra vita sarà per me. Senta, se lei dovesse scrivere una lettera ai genitori di Nicholas, che cosa racconterebbe loro? Che cosa racconterei? Innanzitutto grazie di quello che hanno fatto. Queste sono le parole che posso dire a loro. Perché per Nicholas purtroppo non c'è niente. Ma per loro tutto quello che posso dire è grazie. Tu hai mai avuto paura? No. Sei sempre stata tranquilla, fiduciosa? Sì. Cosa ti hanno detto dopo che ti sei svegliata? Chi ti aveva donato Irene? Un bambino. Un bambino? Un bambino americano? Sì. Se tu adesso avessi la possibilità di scrivere una letterina ai genitori di questo bambino, i genitori poi hanno preso questa decisione bellissima di donare Irene, quindi una bambina come te ha ripreso a sorridere, a sperare, che cosa gli scriveresti? Grazie Nico. Sono felice, poi ringrazio Nicholas, che i genitori suoi hanno fatto una bella cosa, hanno fatto un bel gesto. E speriamo che anche gli italiani avranno una stessa cosa. Donare un rene è una bella cosa.
Francesco Mombello, lei è la seconda persona che ha ricevuto una delle due corna del piccolo Nicolas. Se oggi lei avesse la possibilità di incontrare il papà e la mamma di questo bambino californiano, che cosa direbbe loro? Grazie. Ci sono parole, altre parole o per dire altre cose. Rimanente un discorso che è solo retorica e basta. Grazie, stop. Quando sei arrivato qui per ricevere questo cuore nuovo, hai avuto paura o eri tranquilla? Ho avuto paura. Perché? Perché era un grosso intervento. Se tu dovessi dire qualche cosa ai genitori di questo bambino che poi ti ha dato il suo cuoricino, cosa gli diresti? Un grande grazie, ma mi hanno ridato la vita praticamente. L'evento suscita molto scalpore, perché la donazione degli organi in Italia non è una prassi comune e questo gesto contribuisce a far aumentare gli episodi di donazione d'organi in tutto il paese. I genitori di Nicolas, in seguito alla tragica perdita del figlio, sono diventati attivi sostenitori della donazione degli organi, promuovendo numerose iniziative. In seguito a tale gesto, i Green ricevono la medaglia d'oro al merito civile dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, con la seguente motivazione. Cittadini statunitensi, in Italia per una vacanza, con generoso slancio ed altissimo senso di solidarietà, disponevano che gli organi del proprio figliolo, vittima di un barbaro agguato sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, venissero donati a giovani italiani in attesa di trapianto. Nobile esempio di umanità, di amore e di grande civiltà. Dalla vicenda fu tratto anche un film per la televisione, dal titolo Il dono di Nicolas, con Jamie Lee Curtis e Alan Bates. Sono 100, tra giardini, parchi, scuole, centri ospedalieri e asili, i siti intitolati a Nicolas Green in tutta Italia. Nel febbraio del 2017, il destinatario del cuore di Nicolas, all'epoca quindicenne, Andrea Mangiardi, si è spento dopo una lunga malattia contro un linfoma. Dopo la donazione e l'esempio di Reginald e Margaret Green, i genitori di Nicolas, che fecero capire all'Italia perché era importante donare gli organi, le donazioni crebbero da 6,2 per milione di abitanti a 23,1. La morte di Nicolas suscitò sdegno in tutta Italia. Furono catturati e processati nel 1995 due ragazzi poco più che ventenni, Francesco Mesiano, di 22 anni, e Michele Iannello, di 27 anni, entrambi originari di Mileto, Vibo Valentia. Due anni dopo furono assolti in primo grado, mentre l'appello condannò Mesiano a 20 anni di reclusione e Iannello, considerato l'autore materiale del delitto, all'ergastolo. Sentenza poi confermata dalla Corte Suprema di Cassazione. I due si sono dichiarati sempre innocenti. Iannello, già affiliato alla 'Ndrangheta, decise in seguito di pentirsi e confessare vari delitti. 20 anni dopo la morte di Nicolas Green si tennero a Reggio Calabria una serie di iniziative con slogan «Donare e rinascere» per invitare all'assenso alla donazione degli organi. In quella occasione fu scoperta la scultura posta all'ingresso della sala Nicolas Green, dove ora sorge il polo culturale Mattia Preti, dedicato allo sfortunato bambino. Reginald Green torna anche sulla vicenda processuale che ha portato alla condanna dei due killer. «Non abbiamo mai cercato vendetta», dice, «solo l'applicazione della legge. Ma l'uomo che guidava, condannato a 20 anni di carcere, ha scontato la pena e ora è libero. Quello che ha sparato il colpo è diventato un collaboratore di giustizia, ha ottenuto gli arresti domiciliari, ha avuto due figli, una vita buona. Lascio agli italiani il compito di decidere se questa è una punizione sufficiente per aver ucciso un bambino innocente». Green dice ancora che ha sempre amato l'Italia. «A uccidere mio figlio sono stati due criminali, non gli italiani. Avrebbe potuto succedere ovunque. Tutte le persone che poi abbiamo conosciuto avrebbero fatto di tutto per salvare mio figlio. L'amore che avevo per l'Italia rimane forte». Nel 2018 Reginald ha scritto direttamente al Comitato di Bioetica Italiano che dovrà esprimere un parere sulla delicata questione della privacy dopo la richiesta del Centro Nazionale Trapianti.
Reginald ha scritto la sua opinione e la sua esperienza riguardo la privacy delle persone coinvolte in un trapianto. Il problema dell'anonimato dei donatori è da tempo al centro della discussione. A riportarlo d'attualità, la raccolta di firme lanciata da Marco Galbiati. Il figlio di Galbiati, Riccardo, è morto di infarto a 15 anni nel gennaio del 2017. Da allora lui lotta per conoscere le persone che hanno ricevuto gli organi del suo ragazzo, cosa che le attuali norme vietano. Il papà di Nicolas parla per esperienza personale. Negare alle famiglie dei donatori e ai riceventi, parlo di chi ovviamente lo desidera, l'opportunità di avere un contatto è sbagliato. Li si priva di un'esperienza che da migliaia di persone è stata giudicata una delle più gratificanti delle loro vite. Un effetto sia terapeutico che edificante. Da un lato ci sono le famiglie dei donatori che hanno sofferto l'improvvisa perdita di uno dei loro membri, spesso in circostanze tra le più angosciose. Eppure, in un momento in cui la tentazione di rinchiudersi in se stessi o nell'amarezza era quasi irresistibile, hanno steso le braccia e hanno salvato la vita di persone che non avevano mai incontrato. Perché negare la possibilità dell'incontro se tutti sono d'accordo? È la domanda di Reginald. Mi auguro che questo breve video in memoria del piccolo Nicolas sia stato di vostro gradimento. Vi lascio nell'info box il link dell'associazione di Riccardo Galbiati, dove trovate anche la petizione da firmare per quanto riguarda la questione della privacy sui trapianti. Vi lascio anche il link dell'associazione Aido e dell'associazione dedicata a Nicolas Green. Vi saluto e vi aspetto domenica alle 10. Un bacione, ciao!